Allora, buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un prodotto che è uscito non da molto tempo, ma che è un prodotto che dovete conoscere. Molti di voi mi seguono già, quindi molti di voi sanno già di che prodotto sto parlando, specialmente se mi seguite su Instagram. Sto parlando del Reset. Ok, perché abbiamo deciso di dare il nome Reset? Perché Reset è una condizione iniziata nella pandemia. Un dato di fatto. Cosa vuol dire resettare una condizione iniziata nella pandemia o comunque nell'era della vaccinazione? Perché comunque sia il Covid che il vaccino Covid va a mettere in circolo una proteina che è la Spike Protein. Avete già i video che raccontano, che parlano della Spike Protein. Avete anche un video che parla di uno studio uscito nel 2023, molto recente, dove un mix di sostanze, tra cui natochinasi, curcumina e bromelina, hanno la capacità di degradare questa Spike Protein. Come si degrada la spike protein e perché avete bisogno di una sostanza esogena? Perché la spike protein, essendo modificata, ovvero ha una pseudouridina al posto dell'uracile, queste sono basi azotate, semplicemente sono delle basi che compongono DNA e mRNA. mRNA in particolare perché l'uracile è nell'mRNA. L'uracile sarebbe il sostituto dell'attimina, quindi nel DNA avete adenina, guanina, timina, citosina e posto dell'attimina quando il DNA si converte in mRNA, dunque c'è il processo di trascrizione, la timina si sostituisce con l'uracile in questo caso. Bene, la spike protein, l'mRNA della spike protein che poi diventa proteina perché il processo è DNA, mRNA, proteina, e questo è il processo di sintesi proteica, è stato sostituito questo uracile con la pseudouridina. La pseudouridina perché c'è al posto dell'uracile? Nel vaccino, semplicemente perché dura di più in circolo, dura tantissimo in circolo, ok? Lo trovate dopo anni, quindi vi rimane in circolo tanto. Se avete fatto una dose di vaccino, il problema non è che sussiste poi così tanto, sebbene ci sono stati tanti effetti collaterali anche da solo una dose. Se non ci credete, parlate con le cazzo di persone. Per quanto riguarda invece gente che ha fatto 2, 3, 4 dosi, se non era un placebo, vi ricordo che è un trial clinico, dunque molti erano placebo e si evince dal fatto che a diverse persone gli anticorpi non sono aumentati e molte persone non hanno avuto alcun effetto collaterale, invece altre sono morte, quindi questa è la differenza. Dopo, ovviamente, alcune persone hanno più mRNAsi, quindi più enzimi che degradano l'mRNA, alcune persone erano estremamente sane, quindi con una capacità di resilienza maggiore e un sistema immunitario più efficiente. Efficiente vuol dire che non ha generato una risposta immunitaria estrema dopo il vaccino e quindi sono stati meglio. Sta di fatto che molta gente è stata male e molta gente ha questa spike protein in circolo. Non è che ci interessa misurare la spike protein, ci interessa misurare quanto male sta questa persona. Dunque, se dopo la vaccinazione o dopo il Covid c'è un long Covid, cioè sono sintomi da long Covid o ci sono sintomi sparsi negli organi, che possono essere dolori articolari, problematiche intestinali, pericardite, stanchezza, spossatezza, lividi che vengono fuori, acutizzazioni di patologie pregresse autoimmuni, è un casino. Quindi vogliamo che cosa? Disinfettare l'organismo da questa spike protein. Dunque, questo studio che è uscito è molto interessante perché fa capire come ci sono delle sostanze, che sono natochinasi, la bromelina e la curcumina, che possono non solo degradare la spike, ma abbassare l'infiammazione. Sappiamo tutti che la curcumina è un antinfiammatorio naturale, ha anche delle doti antitumorali, perché comunque una volta che noi abbassiamo il focolaio infiammatorio, abbiamo anche la capacità di agire, in questo caso, su quelle che possono essere le mutazioni che si vanno a generare in cellule che sono predisposte a mutare e quindi diamo un buon contributo. Ma la curcumina non fa solamente questo, non agisce solamente sull'infiammazione, riesce a bloccare l'ingresso della spike protein nelle cellule. Allora, la spike protein che entra nelle cellule rompe un pochino i coglioni perché semplicemente va ad alterare quello che è il complesso del reticolo endoteliale, che serve per la modificazione di alcune proteine e la degradazione in questo caso delle stesse. Alterare il processo reticolo endoteliale, visto che serve per ristrutturare le proteine che vengono sintetizzate in modo tale che siano efficienti per il funzionamento o che vengono degradate perché sono proteine che non servono a niente, la spike protein degradando questa cosa qui va a generare uno stato infiammatorio estremo, ok? Stato infiammatorio che è associato anche a carenza di
di qualità di controllo e anche carenza di sintesi proteica, perché andiamo ad alterare anche i ribosomi stessi. Alterando questa cosa qui, sapete che la cellula funziona perché fa sintesi proteica, se non fa sintesi proteica è un casino. Tanto che i peptidi anti-aging a che cosa servono? Servono a ripristinare questa macchina. In poche parole, tu dando dei peptidi antisenescenti che possono essere il CGC, l'ipamorelin, il thymosin, l'epitalon, l'ARA-290, il BPC, il ITB, okay? Che sono peptidi che servono per a migliorare la funzione mitocondriale, vai a invertire questo processo di senescenza. Ora, non stiamo dicendo che devi utilizzare i peptidi se hai fatto un vaccino Covid o se ti sei preso il Covid, non è questo il fine del video, però dovete capire che effettivamente la spike protein va ad alterare il processo di sintesi proteica e quindi va a generare disfunzionalità cellulare. Abbiamo deciso di creare un integratore, ok? Questo integratore si chiama Reset, perché resetta l'organismo da questa spike protein. Non deve essere utilizzato esclusivamente da chi si è fatto il vaccino, da chi ha fatto il vaccino o da chi in questo caso ha long COVID, ma da tutte quante le persone che hanno dei problemi di coagulazione, che hanno un eccesso di istamina, quindi infiammazione associata a dieta sregolata, o a persone che in qualche modo hanno la PCR elevata, quindi misuri la PCR alta, la VES è alta, e insomma stanno male, perché comunque il sangue non è fluido come dovrebbe essere. Persone con ematocrito elevato, in questo caso persone con problematiche intestinali, persone che vogliono stare meglio. L'infiammazione non deriva solamente da una vaccinazione fatta e neanche da un Covid preso. L'infiammazione è un processo lento, inesorabile, che si va a generare comunque col tempo. Già l'invecchiamento è un motivo di genesi di infiammazione, semplicemente perché il nostro corpo piace invecchiare con l'andare avanti del tempo. È un processo di selezione naturale normale, che ovviamente si può invertire se le buone abitudini ci sono. Mangiare bene, dormire bene, meditare, controllare lo stress, stare in un ambiente pulito, quindi senza polveri, senza muffe in casa, e semplicemente fare una vita dignitosa e virtuosa con principi. Sappiamo che effettivamente avere dei buoni propositi, fare delle buone azioni, vivere assieme a una comunità che ci supporta, non che ci tollera, ma che ci esalta, fa bene all'anima e riduce lo stress. Quindi fare queste cose qui è indispensabile, assieme a ottimale funzionale attività fisica. Tuttavia, a volte non basta, ok? A volte non basta perché non sempre il cibo che prendiamo è un cibo a chilometri zero, non sempre è ricco di minerali, non sempre diamo la giusta importanza all'alimentazione, e quindi l'infiammazione si genera piano piano e vanno prese delle cose additive. Reset l'ho creato personalmente, grazie a Orbis Lifestyle, assieme a loro ci siamo un attimino confrontati per capire cosa mettere, e abbiamo deciso di mettere le tre sostanze presenti in questa ricerca scientifica che vedi qui, e abbiamo deciso di aggiungere qualcos'altro. In particolar modo abbiamo aggiunto la boswellia, perché sì, la curcumina serve per ridurre l'infiammazione e anche aumentare la plasmina, ridurre l'aggregazione piastrinica e anche evitare la spike di entrare nella cellula, però abbiamo anche bisogno di limitare il quantitativo di istamina che viene prodotto quando l'infiammazione c'è. La boswellia limita la produzione di istamina, di leucotrieni, che comunque vengono prodotti sempre a partire dallo stesso precursore che è l'acido arachidonico. L'acido arachidonico produce le prostaglandine, produce i leucotrieni e produce i tromboxani. Quindi tutto quanto quello che è associato all'infiammazione mi va a generare un aumento di leucotrieni e quindi la broncocostrizione, quando si parla di bronchi, un'alterazione della permeabilità intestinale, un'alterazione della percezione dei visceri dell'intestino, problematiche cutanee, rash cutanee e cose di questo tipo. E le prostaglandine vanno a generare dolore, edema, e invece il tromboxano che si attiva va a generare aggregazione piastrinica. Tutto questo preso assieme va a generare una disfunzione d'organo, d'insieme, sistemica, che okay? Ogni singolo organo avrà problemi. Reset, ve lo faccio vedere. Ce l'ho qui sotto, è questo qui. Come vedete è verde, verde perché il quarto chakra è rappresentato col colore verde, poi chi è daltonico magari lo vedrà di un altro colore, però in questo piano fisico incarnato nelle nostre dimensioni è verde, ok? Quindi lo vediamo come verde. Abbiamo messo un vaso sanguigno perché il fine di questo prodotto è quello di rendere i vasi più resistenti, più forti e il sangue più fluido, che è la cosa più importante in assoluto. Reset, tuttavia, abbiamo scoperto che non solo ha un'azione positiva per quanto riguarda
i vasi, specialmente il natokinase, ha questa capacità di scoagulare. Scoagulare perché? Perché degrada proprio la spike protein, cioè una delle funzioni della natokinase è degradare la spike protein, degradare il clot di fibrina che si va a creare. E ha anche una funzione ovviamente vasodilatatoria, sia indiretta che diretta. Tuttavia il fatto che ci sia anche la boswellia e la curcumina lo rende un ottimo prodotto per l'intestino. Dunque, per chi soffre di intestino irritabile o patologie autoimmuni come Crohn, rettocolite ulcerosa, perché ha un intestino permeabile, analizzate la zonulina e vi consiglio di analizzarla. Questo è un prodotto perfetto, quindi in caso di problematiche intestinali prendete Reset, in caso di vaccino Covid, long Covid prendete Reset, in caso di PCR elevata pure prendete Reset. Lo potete prendere anche se avete dei piccoli acciacchetti articolari, male non fa. Un consiglio che vi do è quello di iniziare, specialmente se avete dei sintomi associati alla vaccinazione, che potrebbero anche essere sintomi di discomfort intestinale, tante persone ce l'hanno, così come sintomi di ematomi che si vengono a creare esacerbazione dei focolai autoimmuni. Il Reset è ottimo perché proprio andando a degradare la spike avete meno questi problemi. Inoltre, rimanendo sulla questione di dolori articolari, il fatto di avere curcumina, boswellia e avere un natokinasi che mi permette una buona vasodilatazione permette anche l'ossigenazione di queste zone, perché tante volte il dolore articolare associato alla vaccinazione è perché non arriva ossigeno. Quando non arriva ossigeno alla parte, perché comunque ci sono i microcapillari che sono stati bloccati da questa spike, ci sono questi problemi che la mancanza di ossigeno genera carenza di ATP, la carenza di ATP va a generare delle problematiche mitocondriali, cellulari, c'è un'estrusione di potassio, c'è una estrusione di ATP, c'è una disfunzione cellulare e si attiva una cosa che si chiama inflammasoma. Ora, questa cosa qui potrebbe essere arabo, però io vi devo spiegare quali sono i meccanismi che sottendono poi il dolore dato da ipossia associato a comunque spike protein, e questo è un dato di fatto. Quindi utilizzare questa cosa qui aiuta tantissimo. Un mio consiglio è, se avete questo tipo di problematiche, non prendetene 4, prendetene 8, quindi 4 la mattina, 4 il pomeriggio. Magari se prendete la cardioaspirina, togliete la cardioaspirina per almeno una settimana, è la cosa più sensata che potete fare, perché comunque la cardioaspirina, quello che va a fare, potrebbe andare a generare degli ematomi, potrebbe andare a generare delle alterazioni alla coagulazione, cioè c'è una carenza in questo caso di aggregazione piastrinica e c'è una carenza nella coagulazione. Con il natokinasi no, perché è un prodotto che riesce in qualche modo a equilibrare l'organismo, e questa è una cosa positiva, tanto che si preferisce utilizzare il natokinasi piuttosto che l'aspirina, perché non c'è un rischio di sanguinamento. Tuttavia abbiamo deciso di mettere su 4 capsule 100 mg, perché visto che ci sono persone che utilizzano cardioaspirina e se vogliono prendere il Reset che contiene curcumina, boswellia e bromelina, lo può prendere lo stesso a 4 capsule, perché tanto 100 mg in natokinasi è un dosaggio leggero, un dosaggio base efficace, però comunque leggero, non va a generare interazione negativa in questo caso a chi prende aspirina o eparina. Invece per quanto riguarda le persone che non stanno prendendo aspirina, che decidono di non prendere i farmaci, partire con 8 capsule, quindi 4 mattina, 4 pomeriggio, fatelo per una o due settimane, così scoagulate bene. Se associate questa cosa a un IV therapy, specialmente col NAD e il glutetione, ancora meglio, ok? Però io vi consiglio di prendere 8 capsule per i primi giorni e poi passare a 4 e tenerlo in cronico. Così come vi siete vaccinati o così come avete ancora i sintomi da long covid, tenetelo sempre. Anche perché male non fa, stiamo parlando di un antinfiammatorio, antiossidante che vi riesce a migliorare la qualità dei vasi sanguigni. Tutti noi vogliamo avere più ossigenazione, perché ossigeno vuol dire vita, vuol dire produzione energetica, vuol dire stare meglio. Dunque, come decidete di fare la vostra passeggiata, prendere il sole, allenarvi e mangiare cibo sano, prendere questa cosa qui equivale sempre a fare un atto solidale verso il vostro corpo. Reset è stato creato proprio sulla base della ricerca scientifica ed è stato creato per le persone che soffrono, in questo caso, di sindrome da post-Covid, di sindrome post-vaccino. Tutto qui, quindi volevo mettervi a conoscenza di questo prodotto che secondo me è fenomenale, ancora troppo poco conosciuto a mio parere, dovrebbero prenderlo tutti, ok? Non perché l'ho fatto io, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché abbiamo
preso una ricerca scientifica, abbiamo tradotto quella ricerca scientifica, abbiamo cercato di capire che cosa potevamo aggiungere e abbiamo creato un prodotto ancora migliore di quello che viene, di quello che viene proposto. Dunque, questo è il prodotto, orbislifestyle.com. A questo e a un'ampia gamma di altri prodotti che possono migliorare la qualità della vita. Questo è il nostro intento. L'intenzione di Orbis è quella di migliorare la qualità della vita delle persone che decidono di prendere questi integratori, ok? Ci stiamo espandendo tantissimo, andiamo in UK tra poco. Siamo riusciti a trovare un contatto anche con la Romania, sebbene la Romania non è un paese chissà quanto sviluppato, però è un paese che necessita pure di sostanze così, sostanze che fanno bene e migliorano la qualità della vita delle persone. In America, Australia saranno le prossime mete, la Spagna e le Canarie pure. Quindi se voi ci supportate, se voi condividete questi prodotti che sono prodotti naturali perché hanno solo cose naturali, svizzeri, la qualità è svizzera, quindi c'è 100% quello che c'è scritto, ok? Non prendiamo per il culo la gente, non mettiamo dosaggi inferiori, quindi non sono sottodosati, è 100% quello che c'è scritto perché altrimenti si va in galera, ok? Quindi è molto importante. Magari lasciate una recensione se l'avete già comprato o se pensate che il prodotto sia un prodotto ottimo sulla base della formulazione che vedete, ci aiutate tantissimo e ci serve davvero davvero tanto perché vogliamo dare la possibilità alle persone di stare meglio. Se volete aggiungere qualcos'altro, sempre Orbis offre il Gluta Detox pure molto importante anche in caso di post-Covid, ma sempre e comunque specialmente in un contesto di anti-aging perché ha NAC, glutatione ridotto e silmarina, quindi derivata dal cardomariano, eccetera, che aumenta il quantitativo di glutatione. Se vi fa schifo il glutatione ridotto, questo Gluta Detox ha il NAC che è precursore, un po' di glutatione comunque viene assorbito, quindi è un prodotto che funziona. Se voi prendete assieme al Reset anche questo Gluta Detox, andate a massimizzare le capacità antiossidanti e massimizzare l'effetto positivo della pratica che state facendo. Magari se avete dei sintomi troppo gravi potrebbe non essere sufficiente, a volte sì, ma a volte no. Nel caso non lo fosse, fatevi un IV therapy così scoagulate e poi mantenete un dosaggio da crociera che sono 4 reset e 2-3 Gluta Detox al giorno. Fa solo bene. Okay? Non ci sono controindicazioni. Se avete paura che le capsule possano contenere delle sostanze strane, le nostre capsule sono solamente fatte con materiale vegetale, quindi stiamo parlando di cellulosa. Non avete paura, non abbiate paura, non avrete alcun tipo di discomfort con questi prodotti. Ok, questo è il reset. Grazie come sempre per l'attenzione. Se avete qualunque tipo di domanda su come prenderlo, quanto prenderlo, se avete altri dubbi, magari sulla possibile tossicità della curcumina, so che sono usciti studi che dicono che la curcumina va a generare tossicità epatica. Io mi chiedo come sia possibile che un prodotto che appregola l'NRF, che sarebbe il fattore di trascrizione che aumenta il glutatione, possa generare problematiche epatiche. Non è contaminato il lotto in questo caso, quindi è un lotto puro. Inoltre, la curcumina non è neanche addizionata col pepe, con la piperina che può generare fastidio alla prostata, ma abbiamo deciso di utilizzare dei liposomi, ok? Quindi diciamo che è dura che il prodotto dia fastidio o che non funzioni. Questo è tutto, vi ringrazio sempre per il supporto e vi ricordo di supportarci, quindi magari nel link che vedete lasciate una recensione positiva se il prodotto vi è piaciuto e vi ha fatto qualcosa o magari avviate una discussione in privato, possibilmente nel caso non dovesse funzionare o non sentite i benefici, che comunque vi ricordo sempre che per sentire i benefici, essere consapevoli che i benefici ci siano davvero, una cosa che dovete assolutamente fare è farvi gli esami prima. In questo caso, se avete un'infiammazione elevata e volete ridurla, misuratevi la VES, la PCR, la ferritina, l'ematocrito, in caso se avete ematocrito alto, perché vi ricordo che natochinasi, curcumina, eccetera, andando a generare una vasodilatazione, aumentano l'ossigenazione e col tempo vi abbasserà anche l'ematocrito. Ovviamente dovete anche tenere in considerazione tutti quanti gli altri parametri. Questa cosa è molto importante. Quindi analizzate prima possibilmente l'ematocrito, la ferritina, la PCR, la VES, la zonulina e cercate di capire se questa cosa migliora. Mettete sempre comunque anche la vitamina D, che dovete sapere che se la vitamina D è bassa, anche se prendete il reset, queste cose
non migliorano, quindi magari integrate anche la vitamina D in modo tale che potete avere la certezza che avete tutto in ordine e il reset vi può realmente dare dei risultati positivi. E vi ricordo per l'ultima volta che tutti questi prodotti e anche altri prodotti, tra cui il Testo Wheat, il Neuro Wheat, l'Ansi Wheat, tutte cose con wheat perché hanno la wheatania sonnifera, poi avete il Vita Detox nel caso voleste ridurre in questo caso la ritenzione idrica o anche abbassare l'acido urico, perché il Vita Detox è ottimo per l'acido urico. Li trovate tutti su orbislifestyle.com. A breve uscirà un altro prodotto, un prodotto fenomenale a mio parere, che andrà sicuramente a ruba, perché infatti adesso inizieremo ad attivare la prevendita di questo integratore che si chiama Sugar Detox. E quello che conterrà sarà la Garcinia Cambogia, sarà l'alfa lipoico, la berberina, il cromo e sarà un'alga, Ascophyllum nodosum, che ha la capacità di inibire la milasi, che sarebbe l'enzima che degrada gli zuccheri. Facendo così riducete la fame, inibite direttamente la isocitrico liasi, e quindi avete un'inibizione della lipolisi, stabilizzate la glicemia, quindi fa tutto, riduce la fame, inibisce la lipolisi, stabilizzate la glicemia, così i zuccheri vanno sul muscolo e riducono leggermente l'assorbimento intestinale di glucosio. Ho deciso io stesso di creare pure questo integratore perché tanti stabilizzatori glicemici, però ce ne fosse uno dove mettono sufficienti quantitativi di Garcinia Cambogia, che è un integratore meraviglioso, ha anche un'azione per certi versi che contrasta la possibile genesi di neoplasie, proprio perché il composto che è contenuto nella Garcinia ha delle particolari capacità di modulare la P53 e il fatto comunque di inibire la isocitricoliasi è rappresentativo di azione, rappresenta diciamo un'azione positiva per quanto riguarda la sintesi delle membrane cellulari delle cellule tumorali, che ovviamente sapete che devono sintetizzarsi la membrana come le cellule normali per sopravvivere. Dare questa cosa qui ha un'azione positiva, quindi oltre a inibire la lipogenesi, date anche un piccolo contributo, che ovviamente non è sufficiente se il vostro stile di vita è aberrante, però è un aiuto importante. Qui è l'1:30, io sono ancora sotto FL Mudafinil, quindi mi metto a fare video, che tanto che cazzo devo fare? Niente. Orbislifestyle.com, tutta la gamma, vi prego, non voglio pregare nessuno, però è importante. Noi vogliamo crescere, stiamo facendo questi prodotti di qualità proprio per voi, ovviamente per noi, ma c'è un intento davvero etico dietro. Quindi se volete lasciare un commento nel sito, nelle recensioni, vi lascio il sito qui sotto per il commento e date un enorme contributo all'azienda. Vi ringrazio tantissimo e al prossimo video. Ciao ragazzi!